La fase conclusiva del workshop dal titolo L'Orto Incolto, promosso da Sudark in collaborazione con il Parco Ecolandia nell'ambito del progetto L'Orto di Calipso, il giardino mediterraneo tra arte, leggenda e mitologia, è iniziata con un interessante dibattito sull'architettura del paesaggio. Ospite d'eccezione il noto architetto portoghese João Núñez. All'incontro hanno preso parte anche Paolo Malara, presidente dell'Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, Antonio Angelillo, direttore del Centro Italiano di Architettura, e Gianfranco Neri, direttore del Dipartimento d'Arte dell'Università Mediterranea, un'occasione per ribadire tra l'altro la necessità di armonizzare infrastrutture e paesaggio. Dunque la prima cosa è forse capire che il paesaggio è la conseguenza di queste azioni, e dire che infrastruttura è un tema, paesaggio è un altro, non è vero, non è così. L'infrastruttura è un modo di distruggere il paesaggio, però è anche un modo di costruire il paesaggio. Dipende di come è presa, progettualmente dipende di come è presa, in quanto forma di manifestare effettivamente un rapporto con il mondo. Dunque capire che paesaggio non è un tema di grandi opere pubbliche, è soprattutto un tema di quotidianità, mi sembra fondamentale.